Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il piacere, anche della presenza del rettore, del preside, della facoltà di architettura, e io solo 2 minuti per raccontare un po' al rettore delle idee. Noi abbiamo visto queste 3 giornate celebrative, come più che celebrative di riflessione, su cosa resta della figura di Le Corbusier a 50 anni dalla sua morte, e le abbiamo suddivise caratterizzando quella di ieri con il tema delle testimonianze, e cioè a dire abbiamo invitato persone che anche per età hanno in qualche caso avuto modo di conoscerlo, di lavorarci, in altri casi hanno avuto modo di sentirsi fortemente influenzati da questo grande maestro, anche quando la loro attività ne ha preso le distanze. C'è stato ieri un intervento di Paolo Portoghesi, che certo non si può dire sia la sua esperienza sia ascrivibile, diciamo, alla scuola di Le Corbusier, e tuttavia con un intervento, devo dire, meraviglioso, commovente, devo dire anche lui si è commosso. È riuscito invece a ritrovare in quell'esperienza, per la passione con cui perseguiva i propri ideali, Le Corbusier, per il metodo con cui ha lavorato in tutti i suoi anni, per gli scritti. C'è una cosa molto singolare: la carta d'identità di Le Corbusier a mestiere non aveva scritto architetto, aveva scritto homme de lettres, che insomma ti dà la misura proprio della complessità della persona. Insomma, le testimonianze si sono svolte nell'arco della giornata in maniera molto incisiva, alcuni interventi, per esempio quello di Barbera, partendo dagli anni della formazione, ha cercato di costruire sull'esperienza formativa di Le Corbusier, come dire, una sorta di nuovo modello. Ovviamente non è che lo ha descritto, però auspicava, diciamo, un nuovo modello di formazione alle scuole di architettura che partisse da quella esperienza, che era un'esperienza che ha visto Le Corbusier negli anni della formazione girare per l'Europa, attraversare, poi sembrava chissà quanto tempo, ma aveva fra i 25 e i 26 anni lavorato negli studi di Perez, insieme a me, Miss Van der Rohe, ha lavorato negli studi di Perretti, Garnier, insomma, una esperienza straordinaria. È andata bene, noi raccoglieremo i contributi di ieri in un volume che, oltre a raccogliere i testi degli interventi, che io però vorrei far avere al lettore, i testi di ieri. Oltre, diciamo, a raccogliere i testi, pensiamo di trarre dai testi una serie di parole chiave che poi dovrebbero, in una seconda parte, essere lo spunto per l'illustrazione attraverso i disegni, in modo che diventa un materiale utile alla lettura per gli addetti, ma utile alla comprensione anche per noi. La giornata di oggi, viceversa, è una giornata che ha come tema antologia. Noi abbiamo impegnato il dottorato di pianificazione, design e tecnologia dell'architettura negli ultimi 6-8 mesi in un lavoro di rilettura del principale lavoro della conclusione e di selezione al fine di fare un'antologia mirata a fornire agli studenti, come dire, strumenti metodologici presi dall'esperienza delle cose. Chiunque si trova a progettare, davanti a un foglio di carta bianca, praticamente è smarrito. Avere un'idea, formalizzare, tradurre il progetto, parte tutto da avere un'idea,
Esatto. Ora, Le Corbusier è fra i pochi grandi architetti del secolo scorso che ci indica la strada. Io l'unico che ho trovato, diciamo, nel secolo scorso è altrettanto efficace, tant'è il mio intervento poi è intitolato Le Corbusier didattiche, è stato Visconti, che ti spiegava come dallo zero assoluto si arriva a formalizzare una proposta. Sono, diciamo, gli esercizi che sono invece, diciamo, da una parte la dimensione creativa che uno ha e dall'altra a sublimarla in proposta. Quindi questa antologia ha un po' questa finalità. Il formato che abbiamo dato, ovviamente te ne do anche più di una volta, perché è proprio quasi quello del manualetto dello studente che si tiene a disposizione. Però non è l'unica antologia, perché già nel 1945 Giancarlo De Carlo, grande architetto del secolo scorso, italiano, importante italiano, alla tenera età di 26 anni, si sentì obbligato a fare una selezione delle sue letture quelle col cartoncino, quelle con la penna, si sentì obbligato, e la ragione che addusse fu perché i giovani architetti conoscono poco la figura di Le Corbusier del 45, e quindi faceva un lavoro di un po' analogo a quello che poi abbiamo preso come spunto, con una piccola differenza: che lui alla fine ha messo anche commenti di figure critici, di analisti, eccetera, secondo l'architettura, con i vari anche più contraddittori fra di loro. Noi questa non esiste più, non si trova più, neanche nelle biblioteche avrebbe fatto difficoltà a trovarla, e allora abbiamo chiesto alla figlia di De Carlo l'autorizzazione, ci ha dato i diritti e l'abbiamo ripubblicata. Quindi due antologie, una di scuola, la nostra scuola, e l'altra invece di De Carlo, come un materiale, ripeto, di supporto alla conoscenza di questa figura, ma mirata, conoscenza mirata a trarre spunti. Non significa copiare, significa studiare il metodo, comprenderlo e saperlo attuare. Questo è un po' lo scenario di ieri e quello che ci aspetta. Ovviamente io ringrazio la presenza del lettore, con noi è sempre gentile. Spero che dipenda dal fatto che ti rimane un po' intrigato da questi modi anche un po' creativi di fare le cose. E quindi veramente ringrazio. Buongiorno a tutti, e ringrazio il professor Caris, saluto la nostra preside giovenale e saluto tutti i presenti. Un ringrazio per avermi invitato ad essere qui, vengo volentieri perché imparo sempre qualcosa. Nel mestiere di lettore c'è quello anche di avere l'opportunità, ecco, il piacere di partecipare a tante iniziative culturali che danno da un lato la contezza della vita, del fermento che c'è in tutti i vari settori della terra, che è molto maggiore di quello che traspare all'esterno. Testimoniale, non rivendicare, testimoniale, che è una cosa per me più seria, più significativa. Dall'altro, la possibilità veramente di vedere cosa fanno i diversi gruppi e soprattutto di imparare tante cose, perché sono stato all'università ad avere una caratteristica indefettibile, la curiosità, l'amore per la conoscenza. Quando viene meno quella, c'è qualcosa che è morto ed è finito. Anzi, questa è una riflessione che spero di poter svolgere anche durante l'inaugurazione dell'anno accademico, perché veramente lo dico a tutti, giovani e diversamente giovani, che
dico diversamente giovane da un punto di vista medico, io sono medico e ormai sappiamo che l'età anagrafica e l'età biologica si sono dissociate, per cui il professor Paris, no, che ha superato i 50 anni, io dico cose, non dico bugie, vi assicuro che ha superato i 50 anni, però psicologicamente e biologicamente è un ragazzo, insomma. E che cosa ci mantiene psicologicamente e biologicamente giovani? Non solo il miglioramento dello stile di vita, dell'alimentazione, ma l'attività intellettuale. L'attività intellettuale, la curiosità intellettuale è dimostrato addirittura che perfino la settimana enigmistica ha un valore positivo sull'efficienza neuronale e sufficienza neuromotora. Quindi voglio dire che sono veramente lieto di essere qua. Poi la tematica è una tematica che anche un non addetto ai lavori è in qualche modo noto, perché il Corbusier è noto a tutti, anche a me che non sono un architetto, non ho approfondito questo campo, ma è noto a tutti come l'innovatore dell'architettura del secolo XX. E quello che ha detto Torino prima è quello che vediamo dal rileggere le opere. Ringrazio del prodono di questi volumi e delle relazioni, è veramente perché secondo me delineano la singolarità del personaggio, che è un vero accademico, cioè un uomo di cultura che vedeva la tecnica come un mezzo e non come un fine, e questo è una cosa molto importante. Il fatto stesso che si definisse letterato e non architetto, un diramante della cultura, non solo, che, di cui la propria arte, la propria scienza diventava un mezzo espressivo. Perché per essere un grande architetto, come per essere un grande medico, bisogna capire quali sono i bisogni a cui devi rispondere. E io penso che una delle cose importanti del Corbusier è stato quello di porsi il problema dell'uomo e dei bisogni dell'uomo, uscendo da posizioni sterili tra avanguardia e conservatorismo, ma proprio i bisogni dell'uomo nuovo che nasceva poi dal mutamento della società per l'evoluzione tecnologica che c'è stata e che è stata poi alla base del mutamento sociale. Io penso che questo sia il punto centrale, almeno per chi non è in grado poi di coglierne gli aspetti, diciamo, più squisitamente professionali. Quindi rileggere, ristudiare, rivalutare l'opera di un uomo di cultura che ha prestato la sua complessità intellettuale poi al rinnovamento dell'architettura, e che ne è stato didatta. Abbiamo sentito quello che ci ricordava il professore Reis, no, come si parte dal foglio bianco fino all'opera realizzata, e questa è la vera attività accademica, questa è la vera attività accademica, cioè di riprodurre semplificando il processo metodologico che uno ha sceverata all'interno della sua esperienza, che volevo poi porgere agli altri e farne uno strumento, no? Poi di utilizzazione e ovviamente poi di rivisitazione. Quindi veramente mi pare una tematica così importante che investe proprio il senso stesso, non solo dell'architettura, ma proprio del significato dell'università. Lo dico per i giovani, perché studiare questi giganti del passato, che poi alla fine raggiungevano quella semplificazione lontana dal banale, che è un punto d'arrivo, e che ci forniscono, diciamo, tutto quello che nella loro vita hanno accumulato, perché chi viene dopo lo possa utilizzare, del vero progresso della storia, altrimenti uno ricomincia da capo. Se noi invece facciamo tesoro di
quelli che ci hanno preso e ne comprendiamo le motivazioni, le radici culturali, le radici storiche, le radici economiche, le radici sociali, e poi è veramente allora facciamo cultura. E penso che il compito oggi dell'università sia questo, sia di avvicinare sempre alla metodologia corretta e all'amore per la curiosità intellettuale e una visione critica è inserito in un complesso più ampio di sapere, dei singoli saperi, che è quello che fa crescere i nostri giovani e noi stessi, diversamente giovani, e che è solo il sapere critico che ci porta avanti, ci fa rimettere continuamente in discussione comode, banali certezze. E penso che questa è stata la cifra vera di un grande personaggio come Le Corbusier. Quindi vi ringrazio per aver fatto questo momento di accademia vera, di università vera, anche la divisione. Le idee, si dice sempre, con fase banalizzata cammino sulle gambe dell'uomo, non è così. Cammino sulle gambe e si nutrono del cervello e del cuore degli uomini proprio. Quindi aver sentito le testimonianze di chi ha vissuto è fondamentale per capire che la storia è fatta di esperienze singole che però si inseriscono in un flusso, no? Che dobbiamo comprendere. E poi la lettura critica e la lettura metodologica a distanza di tempo, che spesso svela, no, tante ricchezze che si sono poi esplicitate, rese evidenti a distanza di tempo. Quindi vi ringrazio, non mi devo ringraziare tu di essere venuto qua, ma vi ringrazio io di avermi dato l'occasione per approfondire, no, questo tema al livello generico di cui sono capace, ma che mi ha dato spunto di riflessione per quanto mi riguarda. Molto grazie. Grazie, complimenti. Mentre intervenivo brevemente, qualsiasi fossi lettore, intanto assicurare. Ma se io fossi lettore riuscirei, diciamo, a arricchirmi dell'esperienza dei medici, dell'esperienza dei giuristi, dell'esperienza dei fisici, eccetera eccetera, come lo sta facendo il nostro lettore. Ho dei dubbi, no, ho dei dubbi, ma ti spiego perché ho dei dubbi. Perché purtroppo sempre più ci si arrocca nella propria disciplina. Io credo che uno dei guai maggiori che attraversa l'università, ma la scuola in genere, è per l'appunto la più sempre consistente forza dei saperi dentro la disciplina, non considerati, diciamo, come un'esperienza universale, come trasversalità sul valore aggiunto, ma piuttosto appunto arroccamento, difficile da scardinare. Questa è una cosa. Poi il lettore faceva una riflessione appunto sulla come nel camminare gli uomini agiscono non per impulsi, come dire, casuali, ma per decisioni consapevoli, ma oltre che per decisioni consapevoli, anche per passioni che escono fuori dalle decisioni consapevoli. Allora voglio ricordare un'esperienza di un grande architetto, in questo caso Le Corbusier, Louis Kahn, il quale raccontò in un piccolo seminario del 1969-70, a cui ebbe il piacere di partecipare. Allora, lui, oltre ad essere un grande architetto, era anche un grande insegnante, e raccontava come un anno ebbe l'idea di dare come tema d'anno agli studenti la progettazione della scuola. Lui aveva gli uffici al terzo piano, le aule stavano al primo, prendeva la pezzone, arrivava giù e non entrava in aula, perché gli mancava quel qui. Aveva individuato il tema, ma era in difficoltà, grandissimo architetto, aveva difficoltà a
definire l'incipit della sua attività didattica. Questa cosa, probabilmente esagerando, raccontava che andava avanti per un paio di mesi, fino a che un giorno, mentre scendeva dall'ascensore, si sentì come liberato. Aveva finalmente trovato la chiave per affrontare quel progetto. E la chiave era: la scuola è, due punti, l'incontro sotto un albero di un bambino e di un anziano. Nel rapporto con la natura, la conoscenza trasmessa al giovane. Cioè, che c'entra l'architetto? È stato il motore. Se progetti una scuola, se progetti una casa, se progetti una chiesa, se progetti qualsiasi attività dell'uomo, la devi, come dire, interpretare attraverso, diciamo pure, una forma metaforica che poi a quel luogo, a quell'edificio, dà valore per sé. In parte, come dire, a me me l'ha fatto tornare in mezzo a lui questo episodio, cammini, ma c'è sempre testa che è intelligenza, ragionamento, ingegno, anche passione. Lui lo chiamava il nucleo emozionale. Se non c'è un nucleo emozionale, devo dire che questo anche le conclusioni, anche se non lo spiritava, il foglio non è bianco. Oppure diventa qualcosa di assolutamente normale, insomma. È professione, anche la normalità è italiana. Però io avevo un giovane da aspirare a molto di più. Quindi ringrazio l'editore anche per questo ricordo che mi ha fatto venire di me. Adesso il nostro preside, che è inutile che lo presento perché lo conoscevo. Ho veramente il piacere di portare il saluto di tutta la facoltà di architettura a questo convegno. Il mio piacere particolare poi ovviamente è dato dal fatto che io sono componente di questo dipartimento, quindi probabilmente è la prima volta che ho piacere di portare il saluto di tutta la facoltà all'interno del dipartimento. Credo moltissimo in questa iniziativa, è un'iniziativa che è particolarmente interessante e credo particolarmente riuscita, per questo voglio complimentarmi con tutti coloro, soprattutto con il direttore del Dipartimento Paris e con tutti coloro che hanno ovviamente contribuito, credo che ci sia stato dietro un grande lavoro per la riuscita dell'iniziativa. La giornata di ieri, io non ho potuto purtroppo partecipare, è stata una giornata, da quello che mi è stato riferito, particolarmente importante, con grandissimi contributi, e quindi è stato anche importante raccoglierli poi questi contributi, perché secondo me rimangono dei contributi preziosi. E sicuramente questo è un segno tangibile e concreto di come l'università lavori, no? Mi accodo molto a quello che diceva il lettore Eugenio Gaudio, no? Io la voglio vedere in questo modo, in questo momento particolare proprio per l'università italiana. La giornata di oggi però non è meno importante della giornata di ieri, no? Io credo che il taglio che sia stato dato, quella della selezione degli iscritti, quindi il taglio antologico, sicuramente è un taglio molto centrato e molto accattivante, tra l'altro, no? A distanza infatti di 50 anni dalla morte di Le Corbusier, nelle scuole di architettura noi possiamo ancora attingere e fare nostro il suo insegnamento grazie alla vivacità e alla numerosità degli iscritti che il maestro ci ha lasciato, no? E quindi questo è un segno importante. Tutti ovviamente conoscono le opere di Le Corbusier, che sono anche meta di pellegrinaggi architettonici, ma non meno importanti e determinanti per la storia dell'architettura e poi per la formazione dell'architetto risultano i suoi scritti. La produzione pubblicistica di Le Corbusier e il mito poi di Le Corbusier può considerarsi sicuramente costruito attraverso una produzione che viene definita torrenziale, no? Quindi assolutamente che ha creato poi il mito incontrovertibile del maestro del XX secolo. Le Corbusier, come ha ricordato anche nel suo scritto Tonino Paris, è stato anche un grande comunicatore,
E c'era forse una consapevolezza in questo suo essere comunicatore, il fatto che gli scritti sopravvivono a volte molto più delle architetture, no? Sembra strano, proprio per il taglio dell'argomento di oggi, e ne garantiscono anche una forma che poi rimane nel tempo. Ho trovato una cosa molto interessante in un saggio di Samonin che riguarda la figura di Le Corbusier come docente, no? In realtà Le Corbusier non ha mai accettato veramente di insegnare in una forma diretta, nel senso classico del termine, cioè assumendo dei precisi compiti didattici, no? Proprio perché credeva che ci fosse un miglior modo, questo era il suo modo di interpretare, cioè quello di lasciare attraverso una documentazione didattica diffusa e congrua a tutti gli studenti di architettura e a tutto il mondo il suo insegnamento. Vorrei ricordare, sempre per sottolineare la centralità del taglio che è stata data a questa giornata, che Le Corbusier ha pubblicato più libri che opere costruite. 79 volumi, tra libri, cataloghi, pamphlet, 511 articoli, 55 riviste, 13 film, 16 filmati amatoriali, ha registrato 20 programmi radiofonici, 25 televisivi, quindi parliamo sicuramente di una produzione superiore, no? come si crede alle opere di architettura, e quindi ancora di più aver fatto una scelta di selezionare antologicamente i suoi scritti ha un ruolo preponderante, molto utile anche per la formazione in architettura. Credo che in un momento così delicato dell'università, come anche ricordava prima il rettore, no? Il fare cultura, e in particolare per quanto riguarda il sistema architettura, che per una serie di motivazioni, non entriamo nel merito, è un sistema sicuramente indubbiamente marginalizzato e quindi dobbiamo tutti contribuire a risalire la china, si ricordava nell'ultima conferenza delle scuole d'architettura che quest'anno a livello nazionale meno 42% di iscritti alle facoltà di architettura, alcune non hanno neanche coperto i posti. Noi, devo essere sincera, siamo andati piuttosto bene già da adesso, ancora le iscrizioni sono in corso pur avendo aumentato i numeri. Io credo che giornate come quelle di oggi e quelle di ieri, proprio questa iniziativa, soprattutto mi riferisco a quella di oggi, della selezione di iscritti delle Corbusier, per comprendere il ruolo guida dei risultati del progetto, sicuramente vadano nella direzione giusta. Cioè quello che noi dobbiamo fare, no? Cioè quello che noi dobbiamo fare sempre di più è questo, e soprattutto secondo me anche fare sistema, superare gli steccati disciplinari, ricominciare a parlare sempre di più di cultura, lavorare insieme, credo che questo sia l'unico modo. Vorrei concludere con una brevissima frase di Italo Calvino, tratto dalle Città invisibili: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, che è quello di accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione, apprendimento continui, cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Io credo che questa iniziativa, ne sono convinta, si collochi nella seconda direzione, che è sicuramente quella più difficile, perché bisogna lavorare insieme, perché bisogna rimettersi in gioco, apprendere, andare avanti, lavorare tutti quanti insieme, e quindi io spero che si possa continuare veramente in questa direzione tutti quanti. Bene, allora io adesso vorrei invitare, noi abbiamo avuto il partenariato in questa iniziativa da parte delle tre società scientifiche che fanno riferimento ai settori scientifici e disciplinari del Dipartimento: la Società Scientifica del Design, la Società Scientifica delle Tecnologie dell'Architettura
e la società scientifica della, della pianificazione. Per quanto riguarda la società scientifica Accademia Urbana, Laura Ricci, che la presiede, si scusa, ma adesso lei è stata qui con noi perché ha un convegno importante sul tema della UQR a Udine. Io darei la parola a Medardo Chiapponi, il professor Chiapponi. Il professor Chiapponi è, se mi posso permettere, la colonna che tiene in piedi l'esperienza del design intanto a Venezia, nello IURB. Lì, quando ancora le facoltà esistevano, era presidente della facoltà di design, oggi continua a essere il riferimento principale nell'esperienza formativa di quest'area a Venezia, e presiede il presidente della nostra, dico nostra, perché io sono iscritto a questa tua società scientifica. Grazie. Anch'io veramente ringrazio per l'invito e per questa iniziativa che è stata organizzata da Tonino Paris e da tutto il suo gruppo. Avrei voluto iniziare il mio intervento osservando che mi pare piuttosto strano, anche paradossale per certi versi, celebrare le Col Museum in un contesto accademico, perché non era laureato, ha avuto nei confronti dell'Accademia anche espressioni piuttosto vivaci, diciamo così. Poi però l'intervento del Rettore, che lo ha definito un vero accademico e ha insistito su questa cosa, mi ha fatto riflettere. Al di là delle battute, credo che un tema centrale sia che pone Le Corbusier sia proprio quello del rapporto tra la formazione e le figure diciamo professionali, culturali che noi formiamo, e credo che questa sia una responsabilità molto importante che noi abbiamo operando all'interno dell'Accademia come formatori. Non è sempre detto che per ogni figura ci sia un preciso percorso accademico. Ricordo un aneddoto di quando Kennedy affidava a McNamara il Ministero della Difesa. McNamara diceva: ma non sono pronto, non ho una formazione adatta, e la risposta di Kennedy fu: non esiste neppure un percorso, un corso di laurea per diventare Presidente degli Stati Uniti. Per dire, ci sono dei percorsi che sono speciali, particolari. Noi però abbiamo l'obbligo di occuparci di percorsi che sono in certa misura quelli normali, e di farlo però avendo la consapevolezza che questi percorsi speciali sono importanti. E d'altra parte le discipline diventano tali nel momento in cui entrano nell'accademia in qualche misura, perché in quel momento significa che c'è un corpus di cose che si possono trasmettere, si possono insegnare. È stato così per esempio con la medicina, quando è entrata a Salerno e Montpellier. Nel nostro caso del design, in Italia almeno, è una cosa molto più recente, quindi noi siamo ancora in una giovani accademicamente giovani, siamo ventenni. E però insomma credo che questo mantenere un equilibrio tra una formazione accademica, disciplinare, e invece la capacità di pensare diversamente, di pensare per esempio al contributo dal punto di vista didattico di figure che non sono accademiche in senso stretto. Noi per esempio nel design abbiamo a un certo punto
la necessità, ma anche una strategia, diciamo, culturale, di un forte coinvolgimento di professionisti nella didattica. E questo significa riprendere, per esempio, alcuni degli aspetti anche che citava prima anche il preside, cioè che un Corbusier insegnante oltre che architetto, perché le botteghe, per esempio, hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione degli architetti, degli artisti, e quello era un modo di imparare facendo e osservando chi faceva. Ecco, questa dimensione io credo che sia molto importante anche all'interno dell'Accademia intesa come istituzione, che ha le sue regole, le sue no. Ecco, uno dei temi che emerge da queste antologie è quello del rapporto tra disciplinarietà e interdisciplinarietà. Corbusier, sappiamo, si è occupato di molte cose, di architettura, ma anche di design, di pianificazione, e quindi è una delle figure più interessanti da questo punto di vista per analizzare un po' questo rapporto. Io credo che in un corpus disciplinare ci sono dei metodi, il percorso di cui parlava Tonino nel suo intervento iniziale, cioè come si passa dal foglio bianco al progetto e alla sua realizzazione. E questa parte, io credo, è l'importanza degli aspetti emozionali insieme a quelli razionali e professionali. Ecco, tutte queste cose io credo che caratterizzino in termini interdisciplinari i nostri percorsi formativi. Non sono molto diversi tra chi la formazione nel campo del design, dell'architettura, della pianificazione. Diversi sono i contenuti, naturalmente, nel senso che gli oggetti che si progettano, le architetture, i territori, questi pongono invece delle questioni che sono più squisitamente disciplinari. E quindi diciamo che questo aspetto, questa dualità tra disciplinarità e interdisciplinarità, credo vada analizzata cercando di trovare un equilibrio, con la consapevolezza appunto che ci sono delle cose che accomunano tutta questa grande area e altre che invece richiedono una formazione più specifica. Altro tema che è stato sottolineato che l'antologia pone, che è stato sottolineato anche nei testi introduttivi di Tonino e di Vincenzo, è quello di chiedersi se il contributo di Le Corbusier è solo parte della storia, cioè è uno stagio della storia addirittura, o se invece la sua lezione può essere riportata ai nostri giorni con efficacia e con un profitto per tutti noi. Ecco, io credo che la risposta è abbastanza ovvia, cioè è una figura che ha una importanza notevolissima anche oggi. Per valorizzarla però credo che sia necessaria un'analisi spregiudicata e evitare letture tendenziose e per questo anche banalizzanti di quelle esperienze. Soltanto un paio di esempi, quindi chiudere da questo punto di vista. Il movimento moderno è stato in certi momenti esaltato, in altri denigrato.
ma lo si è sempre, non sempre, ma lo si è spesso visto come una cosa molto astratta, molto piatta, dove apparentemente non c'era nessun dibattito interno, non, e questo non è assolutamente vero. Mi fa molto piacere quello che ha detto Tonino dell'intervento di Portoghesi di ieri, perché credo che sia veramente il modo più interessante e intelligente di affrontare questa cosa. E nel caso di Le Corbusier, per esempio, è importantissimo tutto il dibattito, il conflitto anche con Karel Taigbe, uno degli esponenti più importanti dell'avanguardia praghese, che lo accusava in diversi scritti, con risposte di Le Corbusier, di essere un formalista, di non avere nessuna attenzione per i problemi sociali, tema che mi pare che sia ripreso in qualche misura anche poi da Di Carlo successivamente, ma è solo un esempio per dire che quel mondo era un mondo di grande vivacità intellettuale, di forti contrasti, anche di grandi passioni, e non era per nulla quella fotografia bidimensionale che molte volte viene utilizzata per descriverlo. Altra questione che è sempre un po' in questa ottica, il tema modulo. Noi sappiamo che Corbusier ha scritto due volumi addirittura su questo tema, e sappiamo anche che la standardizzazione, per esempio, di cui il modulo è una delle componenti, anche questa è sempre stata considerata come una delle iatture, nel senso che si considerava come un venir meno della libertà di espressione, una banalizzazione del progetto architettonico, ma non soltanto architettonico, ma anche del progetto di design. Ecco, anche qui trovo che questa sia una banalizzazione che non ci aiuta a capire cosa c'è dietro a questa cosa. E qui vorrei fare riferimento, in realtà ci sono tantissime standardizzazioni, non c'è una sola standardizzazione banalizzante. E vorrei citare un libro di diversi anni fa, che è molto interessante, di Mario Dermo, Il maiale e il grattacielo, che racconta della Chicago, della grande Chicago dell'architettura, ma anche il riferimento al maiale è un riferimento alla borsa di Chicago, in cui per esempio la standardizzazione, cioè avere delle tipologie di prodotti agricoli, dell'allevamento oltre che dell'industria, era una necessità nel momento in cui sono comparsi i futures, cioè si compravano cose che ancora non c'erano, e quindi bisognava dire che cosa si stava comprando. Questo è uno degli esempi molto interessanti di questo libro. Altri esempi che lui fa sono quelli della standardizzazione dell'ora. Lui dice che negli Stati Uniti c'erano miriade di ore locali, 27 nell'Illinois e 38 nel Wisconsin, tanto per fare un esempio, e questo faceva sì che le compagnie ferroviarie non riuscissero per nulla a fare un orario dei treni che fosse comprensibile, perché non si sapeva mai a quale orario si faceva riferimento. E questa è stata una delle ragioni per le quali poi si è arrivati a una standardizzazione dei fusi, dei quattro fusi orari, che è avvenuto soltanto nel 1883, quindi non è una cosa millenaria.
In generale io credo il problema della standardizzazione, e lo vediamo anche nell'architettura, nel design, cioè è diverso la standardizzazione dei componenti dalla standardizzazione dell'intero progetto. Nell'architettura per esempio non c'è nulla di più standardizzato di un mattone, ma sappiamo bene quante e quali forme meravigliose si possono fare con un componente tanto, tanto standardizzato. Ecco, mi fermo qui, ma volevo solo sottolineare rispetto a questo rapporto tra una lettura storica di Le Corbusier e una sua attualità, una sua importanza nell'oggi, che noi riusciamo a rendercene conto nel momento in cui superiamo i luoghi comuni e le banalizzazioni, perché è solo in quel momento che riusciamo a capire anche fino in fondo la grandezza del personaggio, la passione, che è una delle componenti essenziali, e quindi poi a farcene invadere e a trasmettere di nuovo questa sua lezione. Nell'università questo credo sia particolarmente importante. Mi spiace di aver perso l'intervento di ieri sulla didattica, che mi ha detto essere stato veramente molto importante. Lo leggerò con molta attenzione, perché credo che chi di noi ha responsabilità dal punto di vista didattico non possa prescindere dal osservare con grande attenzione, ma anche senza pregiudizi, queste tematiche, questo mix di accademia nel senso più tradizionale del termine, con interventi che sono esattamente il contrario dell'accademico in senso tradizionale. Mario Lo Sasso, ci conosciamo da bambini, o meno tempo. Allora, Mario Lo Sasso è presidente della Società Scientifica della Teologia dell'Architettura, ma ha anche una grande responsabilità al Federico II, perché lì le facoltà si sono proprio chiuse e lui dirige il dipartimento che di fatto si identifica con tutte le componenti ed è il dipartimento che di architettura e nei fatti diciamo, è quello su cui grava diciamo, tutta l'attività di ricerca in questo anno dell'architettura e la didattica della formazione dell'architettura. Mi risulta in modo molto diverso, forse in modo anche certo che sta probabilmente a Tirano. E questa cosa ovviamente se la fanno mi fa piacere, perché allo stato dell'arte Roma è destinata ad accogliere, ha accolto finora, al di là di quelli che vengono dall'estero, al di là di quelli che vengono anche da Venezia, anche dopo che vengono, magari vogliono cambiare regione, ha accolto diciamo tutta la popolazione del sud, no? Del centro, e quindi in qualche modo prenderà, speriamo di poter avere un buon rapporto con la popolazione. Cosa di cui non dubito, insomma, c'è un rapporto di stima reciproco da tanti anni. Ti prego. Grazie Torino, io a Roma poi sono anche un po' di casa, nel senso che la mia carriera l'ho iniziata da ragazzini insieme a Reggio Calabria, dove Torino Vax si insegnava. Torino è stato, ricordiamoci anche qualcosa su, perché poi Le Corbusier è un'occasione anche di amar cord di una serie di eventi. Noi continuiamo a scambiarci da tanti anni un corpo grosso, ce lo continuiamo a scambiare. Io da napoletano, da lui da scaramantico, abbiamo avuto vari passaggi in questo, e quindi insomma ci legano. E mi legano a Roma anche i momenti importanti della mia formazione a Reggio Calabria, che era piena di colleghi romani, quindi
vengo sempre con piacere. Detto questo, quindi ringrazio tutti per questa opportunità e per questa occasione di richiamare in campo la modernità, perché Le Corbusier è la modernità e quindi può essere un momento di rivalutare l'attualità dell'approccio di quella modernità, naturalmente rivisitata, rielaborata, come Habermas ci ha insegnato già qualche decennio fa, ma che sicuramente è stata richiamata in maniera impropria negli scorsi anni nel dibattito tra nuovo realismo e pensiero debole, contrapponendo il nuovo realismo con una rivisitazione di un pensiero più forte dopo 30 anni di eccessi di debolezza, eccetera, eccetera. Quindi è un momento opportuno rivisitare Le Corbusier, vuol dire anche poi rendersi conto di quanto sia sbagliato identificare realismo, razionalità tout-pour con la modernità. Lui è stato un interprete della modernità tutt'altro che con le radici affondate nel realismo e nella in una razionalità assoluta. Anzi, ne parlavo con Vincenzo Cristallo prima a proposito di Giancarlo De Carlo, che nel 1945 pubblica giovane sì davvero questo suo contributo, questa sua rivisitazione. Poi nel 59, il 14 settembre del 59 a Otterlo è proprio Giancarlo De Carlo che affonda quel tipo di modernità, criticandola e criticando Le Corbusier anche, in un passaggio che aveva ceduto gli elementi positivi del metodo oggettivo, introiettando una soggettività arbitraria, ed erano quelli tempi in cui il sociale era particolarmente importante. La capacità del metodo era altrettanto un elemento fondamentale, e quindi vediamo che la storia non è mai fine a se stessa e non è mai uguale a se stessa, e conseguentemente c'è sempre un rischio di involuzione in tutti quelli che possono essere gli slanci e gli elementi innovatori, perché nel momento in cui ci si siede, diciamo, e non si va avanti, cioè non si percorre quel percorso innovativo, il rischio è poi di ricadere nel manierismo, e questa era l'accusa del famoso tradimento degli italiani al CIA di Otterlo, di una modernità che era diventata stile e una modernità che era diventata maniera, conseguentemente bisognava andare oltre. Ma era un andare oltre poi nicciano, cioè nel senso dove non è più possibile amare, bisogna andare oltre, ma questo non vuol dire rinnegare quello che c'è stato prima, è una chiusura e una riapertura nello stesso tempo. Detto questo, perché Le Corbusier interessa la tecnologia dell'architettura? È evidente che siamo in un'altra, tiriamo in campo ancora una questione di dibattito attuale, la questione interdisciplinarità o multidisciplinarità. È uscito un ennesimo libro di Edgar Morin recentemente, Saper Vivere, ed è un lascito a una scienza dell'educazione che deve essere una scienza ricorsiva, una scienza multi e interdisciplinare. Però evidentemente la trasversalità non può poi sostituirsi ad ambiti di approccio. Diciamo, esiste una necessaria compresenza ed esiste la necessità di un lavoro comune sicuramente. E questo lavoro comune ci porta però a individuare anche quali sono gli elementi che hanno un maggiore riscontro con quelli che sono i fattori identificativi di un ambito disciplinare. A me piace più chiamarli così, perché più che settore è una questione accademica, abbiamo poi settori concorsuali, abbiamo poi i macro settori disciplinari, poi non ne usciamo più dal rettore, quindi da questo punto di vista invece pensiamo all'interesse per un ambito disciplinare che è quello della tecnologia dell'architettura.
Io ho un immaginario soggettivo che forse corrisponde anche a un immaginario collettivo di Le Corbusier. Le Corbusier è uomo di cultura, è stato detto. Le Corbusier è quello che nel 1911, molto giovane, fa il famoso viaggio in Oriente, transita, studia, apprende e poi rielabora. È uomo di cultura anche perché non rimane mai fermo sulle sue posizioni, a questa aspirazione sullo sperimentalismo, che è uno degli elementi importanti per un approccio tecnologico al progetto, che è il luogo in cui tutti poi convergiamo, almeno le società chiamate oggi in causa sono società del progetto, società scientifiche intendo naturalmente. Lui cerca di sviluppare una relazione olistica con il mondo, è attento a tante componenti e il progetto è sempre un punto di arrivo, mai un punto di partenza, quindi un punto sintetico. Però è anche vero che Le Corbusier è un uomo solo sostanzialmente, io ho questa immagine, un uomo che lavora, sperimenta nel chiuso del suo pensiero, ecco. Guarda il mondo, aspira a edifici che siano liberi negli spazi, ma incarna anche una componente individuale molto importante. Quando lui descrive l'unité d'habitation, conclude con le sue parole dicendo che poi quello che è importante è che l'individuo poi torni nella sua casa e nel più assoluto silenzio più o meno rimanga tra le sue quattro mura. Questa è un'accezione anche di carattere dei suoi scritti, poi si smentisce in molti casi, cioè non esiste mai una linearità particolare, però diciamo ci fa comprendere anche la complessità della figura. Uno dei suoi, io adesso articolerò questa seconda parte della mia comunicazione in due fette. Quale è l'elemento, quali sono gli elementi del suo pensiero, della sua pratica architettonica che possono interessare un approccio tecnologico, e poi, come dire, ho fatto una riflessione su una serie di coppie che sono coppie terminologiche, intendo, che sono poi delle parole chiave. Quindi è chiaro che Le Corbusier è l'innovatore per eccellenza. L'innovazione tecnologica si lega a innovazione progettuale e si lega a innovazione concettuale. È una maniera di pensare, sto parafrasando ovviamente maniera di pensare urbanistica, ma una maniera di pensare poi a 360 gradi, molto ampia, con una grande capacità di rendere coerenti sistemi di informazioni e di conoscenze diversi. E questo ci aiuta oggi come approccio, perché noi oggi viviamo in perimetri disciplinari molto labili e forse un approccio così permeato di sollecitazioni come quello di Le Corbusier è importante. Ricordo ancora un ultimo lascito che Edoardo Vittoria ci ha fatto a Napoli nel giorno della fondazione, diciamo, della società SITDA, della Società Italiana della Tecnologia e dell'Architettura, quando lui si richiamava un po' ad alcune esperienze moderniste e sosteneva che il futuro dell'architettura potesse essere in un'arte de bâtir, un'arte del costruire, che unificasse, che fosse capace di connettere l'astrazione dell'arte, intendiamo l'architettura come pratica artistica, cioè l'arte intesa come ars latina, quindi capacità, possesso simultaneo di teoria e pratica, ovviamente non di gesto artistico fine a se stesso, e concretezza del costruire. Quindi questa art de bâtir era, poneva al centro di nuovo un progetto sperimentale basato su astrazione e concretezza. Ed è un po' questa una figura Le Corbusiana, direi, da molti punti di vista, in cui la tecnologia, questa volta in un'accezione più miesiana, è un fattore di adempimento e di disvelamento in cui la relazione è fra
architettura e tecnologia in cui l'una diventa poi espressione dell'altra. Quindi diciamo le sollecitazioni sono notevoli e noi la potremmo poi riportare in quella che è una condizione che è la cultura tecnologica della progettazione, in cui c'è la curiosità intellettuale. Il Corbusier era un curioso intellettuale da molti punti di vista. Le coppie che vengono chiamate in campo, ma diciamo che il grande contributo al progetto che dà Le Corbusier è l'esplosione della scatola muraria, sostanzialmente, che è un'esplosione tutta moderna, che è sintetizzata in maniera anche un po' limitata, se vogliamo, sui principi. In realtà bisogna fare una coppia principi e idee. Allora i cinque punti diventano probabilmente tre idee, specialmente quando queste sono poi collegate all'esperienza della Maison Dauvignon. Ogni pianta ha un'organizzazione spaziale autonoma, ma anche i sottosistemi sono autonomi, costruttivo, spaziale, distributivo, dell'involucro, e sostanzialmente il muro sparisce. Le Corbusier in questa sua esperienza lancia a se stesso una sfida tra la campata e il principio dominò, che era quello della pianta libera. Nelle esperienze successive, che culminano non solo con i grandi interventi delle unità d'habitation, ma anche con il convento della Tourette, ma che culminano anche con le piccole case, la Maison Jaoul, la casa del dottor Feuter, vince la campata sostanzialmente, e lui lavora sempre su una restrizione costruttiva fino ai 3,60 m e poi ai 2,26 m del suo modulo. Quindi è un approccio sperimentale, un approccio di ricerca, un approccio molto importante. Costruzione e ambiente sono altre due parole chiave che lui richiama molto spesso nei suoi scritti, ed è un tema determinante e profondamente attuale, come sappiamo, in cui lui parla di città verde, di abitazione verde, cioè fa un riferimento che è quasi un richiamo al nostro attuale greening sostanzialmente. Ancora gli elementi della natura, il rapporto con la natura, il clima, il sole. Abbiamo fatto a Napoli proprio l'altro ieri una tre giorni sull'architettura brasiliana. Sappiamo che Le Corbusier ha avuto una grossa influenza e di come il MEC, che era il Ministero della Cultura, avesse avuto, con i giovani Costa e Niemeyer e anche altri, avesse avuto delle influenze di Le Corbusier, che era stato chiamato come consulente. Bene, quello è un progetto tutto sviluppato sul clima locale, quindi Le Corbusier oggettivo si perde poi, per fortuna, in un Le Corbusier molto contestualizzato, dove sistemi costruttivi avanzati e innovativi, lui innova i sistemi costruttivi fino alla Tourette in maniera formidabile, si collegano anche con l'introduzione di una serie di concetti che utilizzano il sole, il vento, l'aria come materiali per il progetto. E questo è un altro dato molto importante. Il Le Corbusier impegnato è un Le Corbusier che fa anche l'imprenditore industriale negli anni 20 e 30. Il quartiere Fruges è un esempio del fallimento della sua capacità industriale, bisogna dire, perché lui si imbarcò in una vicenda di una fabbrica di produzione di laterizi che dovevano servire poi per l'applicazione. Però diciamo, questo rappresenta questa tua considerazione dopo, quando sì. Il direttore non possiamo trattenere, infine, te la contesta. Ma fallimento perché non erano
però mi hai, no, non mi hai fatto finire, perché i tempi non erano maturi ovviamente, c'era una questione, vabbè, però diciamo il quartiere Frugia diventò un elemento importante della sua ricerca, ma lui si tirò fuori dall'imprenditorialità dopo l'esperienza del Frugia e quindi mirò, non guardò più al mondo dell'industria e del lavoro, ma cominciò a guardare ai politici direttamente, questo bisogna dirlo, e quindi tutte le sue esperienze che culminano poi anche in India, con Chandigarh eccetera, diventano un cambio di visuale, cioè comprende che l'interlocuzione, però è importante perché lui è un operatore di processo, potremmo dire oggi con le chiavi delle anche dell'approccio tecnologico, questo approccio di processo cambia l'interlocuzione. Ma quindi diciamo le sollecitazioni, gli stimoli e per fortuna anche gli elementi di dibattito o di contestazione ci sono, perché testimoniano probabilmente l'attualità ancora una volta di come abbiamo esordito di questo straordinario protagonista. Un'ultima considerazione può essere fatta a chiusura, direi, sempre sull'elemento che anche Medardo Chiapponi ha richiamato, che era quello dello standard. Le Corbusier è uno dei più solidi avversari dell'ornamento, ovviamente, ed è uno dei più solidi sostenitori della necessità di purificare quasi l'architettura, riferendosi allo standard. Standard, credo che Medardo abbia sottolineato abbastanza come non fosse poi in realtà un eccesso di vincolismo concettuale e costruttivo, c'erano tutti i margini per poter operare, ovviamente anche secondo certe libertà. Standard che è un punto di equilibrio tra materia e forma, tra condizioni d'uso e efficienza, potremmo dire, e quindi è uno degli ultimi importanti lasciti sulla sua fondamentale curiosità intellettuale di guardare a una logica rigorosa che però poi si è sempre in ogni sua applicazione costruttiva contraddetta in contributi l'uno poi diversi dagli altri e quindi con una prevalenza della componente creativa e soggettiva davvero interessante. Quindi Le Corbusier può essere sicuramente preso ancora con tutta l'esperienza di quel tipo di modernità che non era ancora poi diventata modernità di maniera, ecco, una esperienza molto importante e un'esperienza che credo possa davvero insegnare tanto a tutti noi che con grande passione continuiamo a studiarlo e ad approfondirlo. Grazie. Grazie. Io ti ringrazio, ma soprattutto ringrazio il lettore che si è trattenuto anche oltre i suoi impegni. E quindi ti saluto. Ciao. Grazie. Allora, più loro vorrei. Purtroppo, un collegamento tra la prima e la seconda giornata di fatto non c'è stato, per cui alcune cose, alcune affermazioni che sono emerse nel corso degli interventi, sia di Medardo, in realtà erano state ampiamente trattate, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi ai rapporti, diciamo così, con il pensiero di Le Corbusier sull'artefatto. E mi piace dire artefatto piuttosto che manufatto, perché l'artefatto raccoglie, diciamo, in qualche modo il soggetto che lo produce per l'ingegno
necessario, per il pensiero che è necessario, per le emozioni, il nucleo emozionale che mi sollecita, diciamo, la dimensione anche un po' creativa. Ecco, allora, siccome te l'ho promesso, te lo dico subito. Questa idea che in alcune esperienze Le Corbusier fallisce dal punto di vista delle pratiche tecniche è un'idea che io credo che non funzioni, in quanto c'è un rapporto che lui ha sempre esercitato tra l'innovazione, fatemi usare una brutta parola, stilistica, formale, estetica, come volete, e che cosa questa innovazione è, la sostanza. Se noi vogliamo dire che è un fallimento la villanza uguale, perché non c'è niente da fare, non c'è niente da dire, l'intorno è quello di genere, nell'arco di ogni 2 anni, ogni 3 anni, io sono quell'opera, ci sono delle foto meravigliose da questo punto di vista, è fatiscente. Quando tu prendi una parete, la tagli per tutta la sua lunghezza, no? Per farci un infisso, è evidente che la parte superiore è appesa. Ed è appesa in modo, chiamiamolo così, per usare un termine proprio durissimo, abborracciato. E allora chi sperimenta si trova, diciamo, inevitabilmente a avere, come dire, incertezze, perché le novità producono incertezze. Allora, nell'esperienza di Pessac, lui ha 2 idee sostanzialmente: quelle di immaginare un nuovo modo di abitare non solo la casa, ma l'immediato intorno all'abitazione, e su questo applica già la sperimentazione che aveva fatto però sulla cellula abitativa e che poi continuerà per tutta la vita a fare, avendo in testa solo una cosa: l'uomo. Ci sta un suo scritto in cui lui dice: ho saputo che in un CIEM, che era quello di Berlino, mi si attribuisce la responsabilità di progettare solo per ricchi. E allora lui, in maniera anche un po' irritata, fa l'elenco di tutta la sperimentazione che ha fatto intorno all'alloggio, finalizzata ad una cosa: all'uomo, sostenendo che lui è il primo disponibile ad abitare una casa come quella di Pessac. Lì il problema è il fallimento di una capacità produttiva di un'impresa, non è il fallimento di quello che lui immaginava potesse essere fatto applicando nuove tecnologie. Bisogna molto distinguere. Io da una parte giustifico, per esempio, le crepe di una paretina che non è fatta secondo le modalità della tradizione ottocentesca, che andava avanti da 1000 anni sempre nello stesso modo. Lui innova e sollecita ad innovare. I brevetti che fa produrre sono una quantità incredibile. Ha una tale consapevolezza della difficoltà a organizzare un edificio come quelli che poi vengono chiamati le unità di abitazione, che lo immagina da organizzare e secondo la logica che presiede la produzione dei grandi transatlantici. Cioè capisce in sostanza che nulla è più adatto se non l'applicazione di processi produttivi tipici dell'industria. Va in America, costruisce una società per azioni, lui, il cugino, 2 americani, uno un grandissimo esperto di impianti, l'altro un grandissimo esperto sui temi della durabilità del cemento armato, perché era consapevole che degenerava nel tempo, e costruisce un'azienda che consente a chi ha in mano le unità di abitazione, esattamente come fa oggi la Fincantieri, ma non consente un transatlantico. Allora, è chiaro che questa modalità lui ha tentato nel corso di tutta la vita di affinarla
coinvolgendo il sistema produttivo. Vada bene, si doveva lavorare in un sistema produttivo nel campo dell'edilizia, quello francese, che, come dire, già dall'Ottocento praticava sistemi di prefabbricazione. E nonostante ciò andava sempre in avanti. Allora, il fallimento è tale se non lo riconosci. Lui l'ha sempre riconosciuto e ha sempre colto l'occasione, quindi, riproporre a partire da quell'esperienza un'esperienza nuova. Allora, siccome stanno giovani, bisogna far capire molto chiaramente che un nesso costante fra innovazione tecnica, tecnologica, uso di nuovi materiali, uso di nuovi processi produttivi e il rapporto di tutto ciò determina nell'aspetto formale dell'edificio è una connessione indispensabile e chi la esercita è chiaro, diciamo, che questa sperimentazione si può anche tradurre in, se tu togli il cornicione da un edificio è chiaro che qualche conseguenza si produce, però è altrettanto vero che oggi sei in grado di fare delle facciate, come si dice, a filo parete, tutto a filo parete, che hanno, diciamo, delle capacità prestazionali, tecniche e funzionali altissime. C'è sempre un prima. Io vorrei insistere molto su questa materia. I grandi architetti, tutti i grandi architetti, hanno prodotto dei loro manuali, in qualche caso pubblici, in qualche caso privati. Non c'è un manuale dell'architetto che non sia l'espressione di stile di chi l'ha fatto. Io rimprovero molti professori progettuali, per esempio, di dare un riferimento della soluzione di alcuni particolari costruttivi, il manuale di Ridolfi, che è palesemente la sistematizzazione della sua ricerca stilistica, il linguaggio, il suo linguaggio, serve a lui, poi il CNR che incaricò di sistematizzarlo, anche perché dalle campagne arrivavano i contadini a costruire in Italia, quindi qualche indicazione bisogna dare. Dobbiamo immaginare, perché se uno facesse una ricerca di questo genere presso la fondazione Corbusier probabilmente sarebbe in grado di ricostruire. Dobbiamo immaginare un suo manuale dell'architetto e scopriremo delle cose straordinarie, cioè scopriremo, diciamo, soluzioni costruttive che poi hanno prodotto fattori di innovazione nel sistema produttivo, no? E quindi attenzione, ripeto, soprattutto nei confronti dei giovani, a considerare quell'esperienza come un fallimento, perché come vuole considerare un fallimento l'esperienza di Marsiglia, perché gli abitanti dicevano che era stato progettato un pazzo, non è così. Allora, rapporto fra i processi costruttivi e il progetto sono rapporti che o fanno riferimento a un consolidato, cosa assolutamente dignitosa nella pratica di un mestiere. Non c'è nulla di male a fare un edificio in mattoni con le tecnologie del mattone, sarebbe grave che fai un edificio in mattone e ti immagini sta a fare un ponte uomo, ma se tu fai un edificio in mattone, anzi, se c'è qualche dubbio, qualche incertezza e lavori invece su una tecnologia come quella di mattone, tutti i dubbi se ne vanno dalle diffuse pratiche che vedi. Ma se tu ti spingi oltre perché hai degli obiettivi, come aveva il Corbusier, voleva cambiare il mondo, contestiamogli quello, gli dobbiamo contestare l'ideologia. Diciamo, cioè io sono contro l'ideologia e quindi non ci va anche lui. Ma insomma lui è vissuto in un momento in cui, intanto è stato fra due guerre, in un momento in cui c'era un tale fermento di idee e una tale robusta forza dell'ideologia che è chiaro, diciamo, che ti portavano da una parte positivamente a immaginare un mondo nuovo, dall'altra negativamente a immaginare che questo mondo nuovo fosse realizzabile in tutte le condizioni di contesto. Scusate, diciamo, questo, ma io ho aperto l'esigenza proprio da professore, da didatta. No, da didatta. Io ho fatto per tanti anni e ero furioso per vedere la diffusione del manuale dell'architetto di Ridolfi. Un anno mi ricordo che detto da studiare come particolari costruttivi
la scocca dell'automobile, mi hanno preso per matto. Il professore accanto, che era il professore Manuel, ancora stava a spiegare Centina. Insomma, attenzione, attenzione. È evidente che un giovane che si approccia allo studio delle tecniche oggi lo deve fare con un passo un po' avanti rispetto al 1946. E questo passo avanti è un passo a rischio, che rischia, diciamo, di produrre opere che non hanno la perfezione di un'automobile. Questo è il certo. Scusate.